Vieni Spirito Santo, apri la nostra mente e apri i nostri cuori, infiamma i nostri cuori, riempili della presenza del tuo amore. In pochi minuti vorrei parlare dei sette doni dello Spirito Santo, partendo dal dono dell'intelletto. Sono sette i doni: sapienza, intelletto, consiglio, scienza, fortezza, pietà e timor di Dio. E sono sette doni di cui se ne parla poco nella catechesi e voglio spiegarli in maniera semplice, senza improvvisare, però per capire che nella nostra vita spirituale, una vita di grazia, abbiamo bisogno di questi doni. Abbiamo bisogno perché questi ci aiutano ad avvicinarci, a sentire la presenza di Dio. Il dono dell'intelletto è il dono di scrutare, di leggere in profondità, di entrare nella profondità del mistero di Dio. La vita cristiana non può essere una vita fatta di riti, di formule, di pregherine, di devozione, però bisogna immergersi nella profondità, nell'abisso, nel mistero, altrimenti quando noi parliamo del segno della croce, della Santissima Trinità, dell'Eucaristia stessa, dei sacramenti stessi, vediamo soltanto l'esteriore. Certo, il contesto in cui viviamo è un contesto caotico di valori, dove c'è tutta questa mescolanza, dove c'è una grande confusione oggi e si nota che nella vita spirituale non c'è attenzione. Quali sono la natura di questi doni, gli effetti, la necessità, oppure i mezzi per incrementare una vita di grazia e i vizi che si oppongono a questi doni. Noi dobbiamo pregare per il dono dell'intelletto, le scelte che facciamo, oppure pensiamo, che l'intelletto non è soltanto l'intelligenza spirituale, ma ci aiuta, e ci dona quella capacità, quella potenzialità nell'ambito del dinamismo della vita spirituale, del discepolo, di un itinerario di fede, ci aiuta ad aumentare la nostra fede. Pensate che il dono dell'intelletto, poi, come i doni dello Spirito Santo, sono collegati alle virtù teologali, alle virtù cardinali. Quindi c'è tutta questa connessione misteriosa, bella, nella vita spirituale. E allora io vorrei semplicemente, accennando che cos'è il dono dell'intelletto, e chiedere nella preghiera, invocando lo Spirito Santo, che il Signore apra il nostro cuore e la nostra mente, per entrare nella profondità, nella larghezza, lunghezza del mistero di Dio. Qui occorre raccoglimento interiore, occorre silenzio, occorre contemplazione. E questa è la vita spirituale, è una vita spirituale che non è fatta soltanto della preghiera, della partecipazione a messa, ma è anche nella richiesta del perdono, del sacramento della confessione. Senza una vita spirituale si vive una vita esteriore. Già la nostra vita è piena di impegni, una routine stressata, questo fatto della pandemia. Scoprire la bellezza della vita spirituale, scoprire anche i mezzi per incrementare questo rapporto, questa relazione con Dio. E il dono dell'intelletto, intus leggere, leggere dentro, in profondità, ci aiuta a sentire la presenza dello Spirito, nello spazio vuoto della nostra vita, che noi non sappiamo chiamare, può essere l'anima, può essere lo Spirito. Che cos'è poi, lo Spirito Santo?
è la presenza e la vicinanza e la consolazione del Signore nella nostra vita. Allora io spero di aver suscitato, provocato, sollecitato, senza spiegare in maniera ordinata che cos'è il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è quello di chiedere al Signore la sua presenza nelle scelte che facciamo nella nostra vita, perché per evitare di essere ciechi spiritualmente, per evitare di cadere nelle dissipazioni, nell'indifferenza, nella pigrizia, chiedere al Signore la sua assistenza e questo dono continuo nella nostra vita, invocandolo. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito d'amore, infiamma il mio cuore, il nostro cuore della tua presenza.